la serata di questa sera diciamo fa parte di un progetto più ampio. Abbiamo deciso di organizzare 4 serate. La prima serata dedicata alla fibromialgia. Abbiamo deciso di trattare l'argomento in un modo, se possibile, un pochino più leggero, scegliendo di proiettare un film, un documentario. Questo documentario, 5 Foot 2, è un documentario fatto da Lady Gaga, la pop star, che racconta proprio come la fibromialgia di cui lei è affetta vada a interagire in modo incredibile su quella che è la sua vita quotidiana, ma anche la sua carriera. Lady Gaga rappresenta una donna che lotta moltissimo, sia per stare nel mondo e per vivere sia nei suoi aspetti comunque più professionali, sia anche come attivista dei diritti sociali, ad esempio. È anche una lottatrice anche rispetto alla fibromialgia. C'è una scena che mi ha colpito molto. Il medico sta uscendo dalla stanza, è già in piedi, e in quel momento si ricorda di chiedere, ha qualche domanda da fare. Comunque ci fa pensare, perché spesso quello che manca è anche proprio l'ascolto del paziente, l'ascolto dei suoi dubbi, il permettergli di fare domande. Quindi la serata di stasera è stata molto pensata, non solo per spiegare, anzi non tanto noi per spiegare qualcosa rispetto alla fibromialgia, ma per dare soprattutto l'occasione alla popolazione anche di fare delle domande, di chiederci, magari proprio con il film come tramite, perché a volte parlare un po' di sé non è facile, ci si espone. Invece a volte le finzioni cinematografiche, pensiamo proprio anche i film inventati, ecco, ci permette di evidenziare alcuni punti senza dover esporsi troppo anche in un ambito pubblico. È un momento di incontro. Sì, di incontro, di scambio, anche per noi, per ascoltare quelle che possono essere le maggiori perplessità rispetto alla conoscenza di una patologia dolorosa cronica come la fibromialgia, ma anche come le altre di cui poi parleremo nelle altre serate.